Come mamma ti ha insegnato? Cristo, mi ha preso il tuono! Ah, si sta a chiudere! Ah, Cristo! Si è chiuso tutto. Cristo. Che c'ho la palla che si illumina, capito? Basta che mi abbasso le mutande e vum! Bentrovati carissimi, miei carissimi polletti, bellissimi che non siete altro. Tu che stai vedendo questo video sei così bello, così bella. That's what I'm talking about. E questo uomo qua altrettanto bello. Beh, questo è Electric. Oggi siamo qui per finire e per portare a termine l'ultimo dungeon in blind run di Zelda. L'unico che non ho fatto ancora, perché ancora non ho finito questo gioco. E per chi lo sa o per chi non lo sa, la blind run vuol dire che è la prima volta che lo faccio e che ho aspettato di poter registrare proprio perché volevo che fosse genuina la cosa. Cioè, per la prima volta faccio questo dungeon, quindi reazioni vere, e non so niente, quindi se è difficile magari metto anche in evidenza il mio lato stupido, ma iniziamo, perché qui già sono a parlare con la matriarca di sto ceppo. E io non vi ho mai fatto vedere che prima di affrontare un dungeon di solito c'è una sfida abbastanza figa, combattiva. Spesso non l'ho registrata, questa volta sì. Sta per avere inizio la faccenda, noi siamo pronti, dobbiamo colpire la bestia con le... Oh, aspetta, stai qua. Io devo stare all'interno di questo campo di forza e devo colpire alle gambe quella bestiaccia del colosso sacro. Però io sto un pochino fuori e non va bene. Ok, vedo il colosso sacro in fondo, anche se stiamo entrando nella tempesta di sabbia, dove appunto non potremo più vedere una cippalippa. C'è pure un sacrario nelle vicinanze, incredibile. Quindi me lo sono perso in quest'area. Dove siamo? Si vede che in quest'area non ci sono venuto proprio perché c'era il colosso sacro e questo mi faceva cascare i tuoni sulla testa, tipo. Non a caso ho messo l'armatura a isolamento elettrico, infatti io potrei tranquillamente uscire da qua, penso. Scatta, va. Vedo i tuoni in lontananza. Mi sono allontanato dal campo di forza, ma a me non me ne frega niente. Eccola. Wow, sta per sparare, eh? Vagna Boris. Siamo pronti per colpire i suoi piedini? Ci arriverò da qua. Due volte ci arrivo. Pam. Ci sto a provare, zia. Mira i piedi, Link. L'ho preso? No, sto lontano. Pam. Pam, quello l'ho preso. Minchia, se l'ho preso. Pam. Così. Così. Come mamma ti ha insegnato? Cristo, mi ha preso il tuono! Dov'è la mia foca? Ehi, foca, vieni qua. Stai buono, Lisa. Non ci arrivo. Cristoforo. Ci sto provando a avvicinarmi, ma... Dai, 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 dai. Olè! Pam! Wow, mi sono fatto male! Scatta, zio. Adesso lo prendiamo, lo portiamo a casa. Oh, sta per colpire. Sta per colpire. Oh, ma io sto per morire anche. Non mi sono accorto di avere così poco sangue. Mangia, 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 mangia. Guarda, si è allontanato di nuovo col piede maledetto. Pam! Preso. Ah, ah, madre. Un tuono sulla testa. Cristoforo. Eccolo. Pam! È finita lì. L'arco reale sta per rompersi. Ma che stai a Dio? Ok, entriamo nel colosso, che è ora. Era ora. Da qui ci penso io, zia. Bella, ci vediamo. Ah, si sta a chiudere. Ah, Cristo. Ok, ce la facciamo di iniziare? Bene, ed è da qui che di solito noi iniziamo. Quindi oggi vi ho dato da vedere qualcosetta in più. Tu, che stai a fa'? Oh, un po' via, un po' via. Via, zitto. Pure una lancia mi ha lasciato, ma io non ci fo niente con sta lancia. Ci fo niente io. Quindi niente, io adesso seguo un attimo il percorso, cerco di capire un po' come è fatto questo dungeon. Lì c'è un occhio, ciao, vaffanculo. Oh, guardate, lassù un forziere. Se è in quella inclinazione mi fa pensare che questa sia un'area che può roteare, colpendo questo magari. No, immagino potrò farlo roteare una volta arrivato alla mappa. Una volta ottenuta la mappa, e lì c'è un forziere a cui posso tagliare la corda, ma questo andrebbe di sotto. Quindi dovrei fare una cosa mista, tipo così, tan, poi taglio la corda, poi prendo questo e oh 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 oh, devo prenderlo al volo. Wow, wow, ma avete visto che roba? Ma sono stato un genio. Ci ho fermato il tempo, ho tagliato la corda e poi l'ho preso al volo. Pam, numero uno. Cosa c'è qui dentro? Se c'è merda mi arrabbio. Nucleo ancestrale. Tutta sta fatica e questa intelligenza, questa rapidità di riflessi per niente, per una stupidaggine. Ok, qui quindi come, dove e perché devo andare? Forse devo salire di qui? Ah, qui è dove si sconfiggerà il boss, perché riconosco il terminale finale che c'ha tipo i buboni, c'ha tipo dei seni giganti. Io adoro i seni, non so voi, me le tette piacciono. Ecco, tanto per confessare qualcosa che mi riguarda. Ok, penso di aver visto dov'è la nostra mappa. Sì, poi potremmo orientarci, capire e muoverci meglio. Adesso prendiamo, grazie alla mistica pipì di gatto, pipì del colosso, ci passerà
gli strumenti per muovere questo colosso. Ok, controlli, il colosso ruota di 90 gradi. Posso ruotare solo di 90 gradi, quindi. Non è così controllabile come gli altri colossi che hanno più inclinazioni o cose da far fare. Bravo, lo so. Per favore ragazza, stai zitta, devo andare. Sì, sì, ce la posso fare. Innanzitutto, i miei cuori stanno un po' a terra, quindi adesso mi fa una pappa qua che mi dà pure i cuori in più. Così sono pieno di cuori, che mica stiamo a scherzare. Che mica, è la cosa. Allora, cerchiamo di capire un attimino. Quanto posso ruotare? Posso ruotare più cerchi. Fico! Fico! Posso ruotare le sezioni dello stomaco di questa bestia rara. Innanzitutto, qui c'è qualcosa qua fuori? Oh, lì c'è una bestia di Satana. Oh, che te spari? Ma che sta a scherzare? Oh, mori. Sozzo. Senti, a me st'arma mi piace, ma mi sa che ce l'ho. Ce n'ho tante queste armi, oh. Qual è un'arma che non mi serve qui? E mi servono tutte. Questa c'ha 25 d'attacco. È basso. Cioè, è una delle mie armi preferite, il boomerang gigante. Ma è un po' basso l'attacco, quindi sarò costretto a gettarti via. Ciao, prendo l'ascia. Sto esplorando l'esterno. Sono uscito dal centro del ventre di questa creatura. Qua c'è qualcosa? No, e non voglio rischiare di cadere. C'è un forziero. Wow, that's what I'm talking about. Cosa c'è qui dentro se non una freccia bomba? Buono, ne ho sprecate tantissime prima, quindi mi fanno comodo. Io direi di iniziare a provare a ruotare cose. Innanzitutto, quello è un muro distruttibile, distruggibibile. Ce lo posso rompere con una bomba così? Pum! Sì, a quanto pare. Iniziamo con ruotare il primo. Wow! Io ho ruotato solo un cerchio adesso. Vediamo un po' cosa succede. Qui si è chiuso tutto. Cristo. E qui cosa è cambiato? Cosa posso vedere? Allora, vedo che lì c'è un terminale. Oh, l'ho buttato di sotto. No! Guarda dove è morto. Chissà qui cosa c'è. Non c'è niente. Niente neanche per te. Facciamo ruotare un po' anche questo, va. Così, a caso. Wow! Cosa è cambiato qui? Non lo so. Ma qui c'è una sorta di gabbia. Ma dentro questa gabbia non c'è niente. Ah sì, c'è un terminale lì. Come faccio a entrare? Io provo un attimo a ruotare con me qui. Vediamo dove mi porta questa cosa. Oh mio Dio, so cosa fare. Cristo, sono un genio. Oh, devo entrare dentro da qui e poi lo faccio ruotare. Oh my goodness, I'm a genius. I'm a freaking genius. Facciamolo ruotare. Oh my goodness, I am a genius. Spero che mamma mi stia guardando. Mamma, hai visto come risolvo i puzzle dei giochi di Zelda? Poi quando si tratta di fare gli esami universitari è un'altra storia, lo so, ma... Tavoletta shaker riconosciuta. Quattro terminali! Conto su di te! Tua madre conta su di te. Wow, sto a far macello. Fermi. Wow, dove sto andando? Mica lo so. Mica lo so che sto a combinare. Giuro che non lo so. Quanto cacchio di volte lo devo far girare sto coso per uscire? Ah, ok. Puntiamo un altro terminale, io mi muovo di qua. E provo a far ruotare quest'altro in modo che mi porti su. Esatto, così. Sono un genio. Un genius. I'm a genius. I'm a freaking genius. Oh, look at that. There is an eye. Let's kill the eye. Yes, that's what I'm talking about. Wow. Che è sta bestia che mi insegue? Va un po' via. Coso. Ma qui ci sono due forzieri. Qui non sarà facile far roteare la faccenda senza che io mi ammazzo. Innanzitutto, ma tu cosa sei? Una lampada. Se ti colpisco succede qualcosa? Niente. Non so bene cosa fare. Allora, innanzitutto. Calma. Adesso faccio ruotare questo qua. Quello centrale, a caso proprio. Wow, sto sbagliando tutto. Ho sbagliato tutto? No, posso farcela. Sì, eccolo qua, un forziero. Cosa c'è qui dentro se non un'asta ancestrale? Oggetto altamente inutile ormai per me, perché ho farmato questi oggetti un sacco di già. Io farei ruotare di nuovo questo centrale. Più che altro, dov'è il terminale qui? Possibile che ne ho trovato solo uno fino adesso? Sono così pollo? Ho trovato un terminale. Blibi. Tavoletta shaker riconosciuta. Tre terminali! Freschete! Qui al centro c'è un affare strano. Lei da dove vengo io? No. Che posto strano è quello? Voglio andare là. Ci arrivo? Fino a là? In un qualche strano modo? Secondo me sì. È fattibilissimo. Visto? Ah, questi si possono muovere in qualche modo. Ma come? Wow, perché dovrei spostare sti cosi? Questo lo metto qua. Non lo so perché lo sto facendo. Vedo delle tracce lì, quindi... Ah, ok, questo prende l'energia, visto? Wow. Ok,
ok? E ha fatto tutto da solo. Io non c'entro niente. Si è chiuso tutto qua, ma che minchia fai? Perché si è chiuso tutto qui? Allora, levati un attimo, perché sennò qui questo si chiude e io non so che cacchio devo fare. Cosa c'è qui? Un'altra lampada strana che non so a cosa serva. A niente. Quando... Oh, lì c'è un occhio innanzitutto, che non ci arrivo a guardare lassù per qualche raro motivo. Ci arrivo da qua? Pam! No, pam! Oh, ma tu guarda quello zozzo. Eccolo, corri, ce la puoi fare? No, come non detto, bitches everywhere. Ok, ho fatto qualcosa di buono o cattivo, non lo so. Qua è chiuso, quindi niente. Niente, da qui non riesco a portare a termine proprio un bel niente. Ok, vediamo se tornando qui indietro posso combinare qualcosa. Lì sta girando qualcosa, ora, per qualche strano motivo. Il muro laggiù in fondo. Ah, questo forziere innanzitutto proviamo ad aprirlo, ad aprircelo. Sono caduto troppo in basso, Fritz, che te che... Wow, eccolo il forziere che volevo aprire. Whee! Vediamo cosa c'è. Tanto ci starà qualcosa di inutile, ovviamente. Io l'ho aperto tanto per completezza. Arco reale. Lassù vedo un altro marchingegno strano. Come ci arrivo? Da qui forse se lo faccio ruotare. Ok, ci sono. Voilà! Satabayama! Ma è quello di prima. Ho capito, Cristoforo! Questo si è abbassato tutto perché io ho girato quello in mezzo. Cristoforo, allora se io metto qua, faccio girare quello in mezzo, 1, 2, 3 volte. Vediamo come gira. Sta girando? Mica lo so. Ah sì, lo vedo da qua che sta girando. C'è la batteria che si deve collegare in cima, tipo quella pietra verde luminosa, e fa ruotare tutto perché fornisce energia al meccanismo. Eccolo lì. Tac. Manda energia qui e io giro. Wow. Wow, davvero, sono un genio. Ripeto, spero che mamma mi stia vedendo, perché guarda questo che non vuole morire. Oh, ma ti tiro una bomba, Cristo. Toh. Neanche con una bomba muori? Neanche con una bomba? Vai via. Via. Con la spada sì, questo fa male, perché c'ha le palpebre, la palpebra chiusa. Ecco perché. E qui cosa abbiamo trovato? A parte altri occhi maledetti. Via. Adesso qui è aperto. Qui c'è una specie di ascensore. E fino qui ok. Qui c'è un'altra bestia di Satana. Io non vorrei cadere. Se cado qui un macello, vero? Proviamo. Uzzi. Come non detto. Sì, ce l'ho fatta. Ah, lì c'è un occhio che va a fangulo. Oh, ciao. Tu scappi fuori. Via. Vai via, bro. Lì c'è un occhio. Tac, vai via. Non riesco proprio a capire dove minchia io stia. Oh, un terminale. That's what I'm talking about. Restano due terminali. Come dice Urbosa, un'altra defunta dei quattro magnifici defunti. Qui sono morti tutti. Anche questa testa si potrà muovere in qualche modo. Ne sono sicuro. Qui che c'ho una palla? Che ci faccio io con le palle? Ah, sì, forse ho capito. Gira di qua, così, ecco, così. Bravo, bravo, ancora. Eccolo lì. Tac, è illuminato la lampada. E lì quella è energizzata. Ok, fino a qui ci siamo. E questa va bene. Ok, se ruoto da quest'altro lato, gira l'altro. Sono un genio. Un piccolo genius. Ah no, qui c'è proprio un terminale. Pulito, pulito. Ottimo. Resta un terminale. Ci siamo. Hai capito, zio? Un terminale. Che sta al centro del corpo. Lo vedo nella mappa. Oh no, va qui la palla. Ora è tutto chiaro. Dov'è la mia palla? Eccola la mia palla! Ce ne avevo due una volta, ma una mi è cascata e si è illuminata tutta! Infatti io, quando vado al bagno di notte, non devo accendere manco le luci perché ho la palla che si illumina, capito? Basta che mi abbasso le mutande e vum! Illumino tutto. E qui sono riuscito a mettere una palla! Ci vanno due palle! Dov'è l'altra palla? Ci manca una palla, zio! E questa... tu chi sei? Oh, vai via! Vai via! Vai via! Ma che sta scherzando? Lì c'è un occhio, bip. Questo me vuole far male, me vuole far male, anche quello me vuole far male. Vai via, via. C'è qualcosa che io posso fare o prendere qui? No, ho solo aperto una strada in più. Sono 35 minuti che sto in questo dungeon, o almeno che ho iniziato il video. Quindi siamo per raggiungere il record che è detenuto dal primo dungeon, quello che mi ha mandato più in palla. Oh, a parte che quella lì la palla, però prima volevo vedere se qui c'era qualcosa da prendere. Sembrerebbe di no, quindi andiamo a prendere la mia palla. Adesso ho due palle illuminose, luminose. Pensate che quando vado in bagno, o anche soltanto quando me le gratto, esce un fascio di luce che non fa vedere niente a nessuno, tipo colpo del sole di Dragon Ball.
E ultimo terminale. Vai, abbiamo fatto. Asura. Adesso vi faccio esplodere le cuffie. Se stavate ascoltando quelle cuffie. Tutti pensa, tutti. Unità di controllo, ok, ricevuto. Innanzitutto io il boss finale lo bombardo di frecce elettriche perché c'è una marea. Speriamo che non sia resistente all'elettricità. Ok, ecco il terminale centrale che è sotto sopra. Quindi bisogna farlo ruotare due volte. Ruotare due volte. Eccolo lì. Eccoci qua. Tan. Pronti per la lotta contro il boss che sarà... una cavolata come tutte. Me lo magno, Cristo. Me lo magno. Sarà un'altra bestia ispirata da Bloodborne come le precedenti. Ha una spada e uno scudo, quindi. Ira dei fulmini di Ganon. Bene, fulmini. Quindi non devo usare proprio quelle frecce. Questa è la bestia che 100 anni fa ha sconfitto Urbosa e l'ha ammazzata. Ma ti vendico io, zozza. Ah, calma. Prima di tutto fammi cambiare le frecce che qui è un macello. Oh. Wow, ma che minchia fai? Ma è velocissimo. Io adesso faccio una cosa, guarda un po'. Oh, bel tempismo un corno. Dov'è il mio potere speciale? Sto c'è. Bicis, che dolore. Meno male, eh. Dove sta? Dove minchia stai? Non ti vedo. Wow. Ho fatto l'attacco speciale di sto ceppo che non so dov'è lui però. Bicis. Lì c'è la mia corrente ascensionale. Non c'è più. Dove sta lui, Cristoforo? Mo guarda, ti chiappo da qua, nessun problema. C'ha lo scudo in alto. Oh, ma che è? Ma il primo che mi sta mettendo in difficoltà. Ma che stavo aspettando? Vai via, zozzo. Oh, oh, niente. Allora, devo prendere lo scudo. Ho bisogno dello scudo qui, quindi devo prendere un'arma un po' più corta e provare il Perry, l'ornitorinco, quando lui arriva. Proviamo col Perry, eh? No, abbiamo solo parato. Wow, calma, calma, Cristo. Io non capisco perché sei così incazzato con Cristo. C'è questo scudo lì, sempre in alto, eh. Hai paura, eh? Oh, te rompo lo scudo, Cristo, te lo rompo. Me ne frega niente, brutto zozzo. Allora, è il mio momento. Prendiamo l'arma più cattiva che ho. Questa a 60, Cristo. La tua macchina va. Dove vai? Vieni qua, no? Ah, beh, adesso non sei parato con lo scudo, eh. Ah, no, è rinato. Ah, Cristoforo. Mi serve di nuovo l'arma corta. Dove sta? Ah, Cristo! Oh, senti, ragazzo, nessuno mi ha mai messo in difficoltà quanto te. Quindi vieni qua a combattere. Pam, pam, pam. Pam! Scudo rotto. Adesso, cambio arma, arma potente. E attacco caricato. Pam, 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 pam. Tutto quello che posso. Pam, pam, pam. Dove sei? Dove sei? Oh, mi ha preso. Sto zozzo, guarda, sto zozzo. Mi sta piacendo il culo. E io ho l'arma che si lancia. Guarda un po'. Bio. Guarda un po' qua. Bio. Aio, Cristo. Il mio boomerang gigante. Fai prendere il mio boomerang. Il mio boomerang gigante. Dove sei? Mo te lo lancio sulla testa, eh. Guarda un po'. Piu. Ma non lo prende. Dove è andato il mio boomerang gigante? Eccolo. Allora, basta boomerang gigante, abbiamo capito. Ah, calma, vieni qua. Bravo Link, mi ha detto. Hai sentito Urbosa? Ha detto bravo Link. Mica bravo coso strano che non sei altro. Ah, preso zozzo. Adesso che vuole fa? Si trasforma in modalità potente in azione. Ha elettrizzato l'arma sto zozzo. Ah, ok, ok, stai calmo. Ehi, che sta a fa? Vediamo un po' se io posso ruotare cose intanto. No, non posso più ruotare niente. Però posso salire quassù, che non è male. Dove sta lui? Oh, basta tuoni. Guarda un po' qui, che per non stare attento. Oh, ha messo lo scudo lo zozzo, maledetto. Maledetto. Stai sempre con sto scudo in aria, io non capisco, eh. Dove sta? Ancora. Mamma mia, sta sempre a lanciare sti tuoni, oh. Dove sta? Non lo vedo. Bravo. Dove vai? Ecco, lui fa così, quindi io dovrei riuscire a colpirlo. No, perché si para subito. Sto zozzo. Come devo fare allora? A parte che i tuoni a me non fanno niente, ricordo, perché ho la cosa elettrica, tipo. So come fare. Oh mio Dio, ho visto il materiale di cui sono fatti questi cosi. So cosa fare. Sono di metallo, quindi per forza. Dai, mandamene altri. Eccoli. Non ci fa niente con questo. Oh, ce l'ho. Pam. Zozzo. Che zozzo, mamma mia. Oh, dove vai? Aia, Cristoforo, ma che fa scherzando? Dove cacchio è? Sempre sti teletrasporti, che ti chiami, Goku? Oh, la spada suprema fa male qui, eh. Becca un po' la spada suprema. Vuoi sentire il dolore della spada suprema? Quanto fa male la spada suprema quando te la ficco al culetto? Vai via, via, via! Bravo! Oh, yes! Continuo così e come? C'ho la spada suprema, guarda quanto fa male! Mamma mia! Yes! Dai, dai, un'altra combo ed è finita! Non ci arrivo! Wow! Attacco volante! Ma suonando chi ne parte! Abbiamo finito, bollette! Eccolo lì! Lancio il Joy-Con! Preso!
sto per vomitare. Il vomito che mi esce dalle budella. Va bene. Un portacuore, ma non è magnifico? Ma non è fantastico? Lo prendo? È certo che lo prendo. Praticamente su Zelda, se prendi proprio tutto, tutti i sacrari e tutti i portacuori dei boss, arrivi preciso ad avere il massimo della stamina e il massimo dei cuori. Quindi il cibo che ti dà più cuori serve soprattutto all'inizio. E devo avvisare tutti che tra poco esce la modalità difficile. E questo è quanto per questo video, polletti. Sembra che il tempo a disposizione sia finito dalla telecamera, Cristo, e quindi vi saluto, vi amo. E se vi è piaciuto questo video ricordatevi di mostrare un bel po' di amore pulsando qui sotto forma di pollice in su. Mi sa che è proprio finito il tempo e non mi state più vedendo fisicamente. Cristo, questo era Electric.